Lecce 54° Congresso Nazionale della Società di Igiene. Il Salento ospita per la prima volta il Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità. L'evento si svolge in un momento storico del tutto particolare che vede proprio il Salento raccogliere diverse sfide: la presa di coscienza di un modello produttivo da riformare in linea con scelte green a vantaggio della salute pubblica, l'avvio di iniziative agronomiche adeguate a contrastare l'epidemia da xylella fastidiosa che da oltre un lustro causa preoccupanti danni all'economia agricola mediterranea, il rilancio della formazione con l'avvio del corso di laurea in medicina e chirurgia all'Università del Salento. Un riconoscimento particolare è stato riservato alla Puglia per i risultati ottenuti durante la pandemia in tema di prevenzione. Lecce in questi giorni ospita il Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene. Sono appunto qui riuniti i maggiori esperti della prevenzione del nostro paese, esperti provenienti dal mondo dell'università ma anche dal mondo del Servizio Sanitario Nazionale, i dipartimenti di prevenzione, direzioni sanitarie delle nostre unità sanitarie locali. Si ragiona della sanità, del futuro della prevenzione e soprattutto è all'insegna delle lezioni che abbiamo imparato dall'emergenza Covid. È una bella occasione per la nostra terra di accogliere questo consesso di esperti, anche perché, insomma, con un pochino di orgoglio possiamo dire, nel campo della prevenzione, durante la pandemia, la Puglia ha avuto anche diverse cose da dire. Questo importantissimo congresso della Società Italiana di Igiene conferma l'attenzione nei confronti della Regione Puglia e dei risultati che siamo riusciti ad avere durante questo periodo così difficile del Covid. Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ha delineato i nuovi compiti dei dipartimenti di prevenzione, un termine quasi sconosciuto fino a prima della pandemia, parti delle ASL abbastanza misconosciute, con poco personale, senza una mission precisa e soprattutto senza piani pandemici nazionali da eseguire. La rivoluzione che è conseguita al dramma del Covid-19 ci ha insegnato che bisogna ricostruire questi uffici, secondo il mio giudizio renderli autonomi dalle ASL, con le quali hanno un rapporto di controllore a controllato. I dipartimenti controllano che tutte le strutture sanitarie siano perfettamente allestite e quindi accreditabili, e d'altra parte che seguano anche i piani di prevenzione non solo delle pandemie ma anche delle malattie croniche, e in particolare sorveglino la One Health, cioè la salute intesa nel complesso, salute animale, salute ambientale e salute dell'uomo. Questi elementi evidentemente prevedono un potenziamento molto rilevante dei dipartimenti di prevenzione e la loro autonomizzazione dalle ASL. In conclusione, la Regione Puglia è riuscita, nonostante 40.000 dipendenti in meno rispetto all'Emilia-Romagna, nonostante la metà degli ospedali, nonostante 400 milioni di disponibilità dal Fondo Sanitario Nazionale in meno rispetto, per esempio, all'Emilia-Romagna, a fare nella piano vaccinale persino un po' meglio di altre regioni. E questo evidentemente è merito di questo straordinario capitale umano, questi straordinari uomini e donne che hanno salvato la Puglia e che quest'estate ci hanno consentito di avere gli alberghi, le strutture turistiche, le spiagge piene e gli ospedali vuoti. Continua il tour Puglia in viaggio nella memoria, un excursus nei luoghi dell'antifascismo, della resistenza e dell'accoglienza. 5 itinerari alla scoperta di località e fatti più o meno noti per raccontare di una terra che è stata, oltre che scenario di episodi di guerra, culla di movimenti contadini per la rivendicazione di fondamentali diritti economici, sociali, civili e politici, e di un antifascismo intellettuale e praticato tanto fervente ed eroico quanto troppo spesso sottaciuto e dimenticato. Tappa di oggi, mercoledì 3 novembre, la città di Nardò. La guida Il Viaggio della Memoria è una guida culturale, turistica, che ha l'obiettivo di rivolgersi principalmente alle scuole, come questa mattina, dove a Nardò abbiamo incontrato gli studenti e con loro vogliamo fare in modo che questa storia dell'antifascismo e della resistenza venga visitata, ascoltata e fatta propria da tutti gli studenti della Puglia. Ci troviamo nel Museo della Memoria dell'Accoglienza di Santa Maria al Bagno, davanti ai murales realizzati da Zvi Miller tra il 45 e il 46.
è l'unica testimonianza che è rimasta di quel periodo, perché quasi tutto il resto è distrutto. Ma oltre questo, le testimonianze che sono più valide sono rimaste e restano sempre con noi, e quanto hanno scritto o detto ex profughi che sono stati a Santa Maria, cioè hanno ricordato il rapporto positivo, cordiale, di affetto, d'amore che c'è stato tra i due popoli. La Pnina Horowitz, dall'altro, dice: anche gli italiani avevano sofferto la guerra, eppure ricordo il giorno in cui i pescatori del luogo pescarono una gigantesca tartaruga marina di oltre un quintale. Facevano festa sulla spiaggia, gioiosi di avere finalmente tanta carne da mangiare, e subito, spontaneamente, invitarono tutti noi che eravamo lì a favorire. Favorite è la prima parola che hanno imparato in italiano moltissimi di questi profughi che venivano dai campi di concentramento. E favorite per noi significa non soltanto vieni a mangiare con noi, ma condividi con noi la nostra casa e tutto il resto. Quindi è una parola e un gesto di affetto. Questo affetto che è rimasto per molti anni tra la gente di Santa Maria e i profughi, si è creata una profonda amicizia, e quelli che scrivono ancora vengono a trovarci, questo lo ricordano. È un orgoglio grandissimo indubbiamente per la città e per i neretini. Ciò che è successo in questa città tra il 1943 e il 1947 è una pagina di storia importantissima di cui ancora oggi andiamo orgogliosi. È stata riconosciuta dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2005 con la medaglia d'oro. Nardò è sempre stata città dell'accoglienza e continua ad esserlo. Ne abbiamo dato ampia dimostrazione grazie alla grandissima collaborazione del Presidente Emiliano della Regione Puglia anche con il campo di accoglienza per lavoratori migranti. Quindi quella gloriosa storia tra il 43 e il 47 oggi trova nuovo fondamento con nuove pagine di accoglienza in questa città. L'ho detto con grande, grandissimo orgoglio, e ancora oggi il passaggio tanti ebrei qui nella nostra terra ha lasciato delle tracce indelebili. Ancora oggi vengono a trovarci per ripercorrere quegli anni belli transito verso il nascente Stato di Israele. Quindi per noi è motivo di particolare orgoglio, e ovviamente la presenza del Museo della Memoria fa da catalizzatore di tutte queste belle storie che ha vissuto la nostra terra. Il coinvolgimento dalla comunità scolastica di Nardò ha dato la possibilità di poter presentare questo recupero della memoria, questa ricostruzione degli eventi più importanti che hanno caratterizzato la storia del secolo scorso, dalle vicende dell'antifascismo, le vicende drammatiche della eliminazione della libertà, alle leggi razziali, ai campi di concentramento. Ma l'aspetto più importante per tutta la comunità di Nardò e per il Basso Salento è quello che avviene tra il 1943 e il 1947, dove ebrei di diversa nazionalità, albanesi, jugoslavi, trovarono una larga accoglienza e potettero dare avvio a una nuova vita, a una ricostruzione. Ecco, l'impegno della scuola del liceo di Nardò, dell'istituto tecnico, l'impegno degli insegnanti e degli studenti è quello di poter recuperare una memoria che appartiene a tutti, una memoria che è in grado di riflettere e comprendere, ecco, gli eventi più importanti della storia che abbiamo alle spalle. L'identità della Regione Puglia è quella di luogo accogliente. E questo ovviamente sembra quasi uno slogan, una cosa retorica, ma a Nardò questo non è uno slogan, perché il comune di Nardò, subito dopo che moltissimi ebrei in Europa, scappando anche dai campi di concentramento, si preparavano a partire per la terra promessa, adesso indipendentemente dal giudizio storico che si dà sulla costruzione dello Stato di Israele, si concentrarono in questo comune. Questo non era un comune ricco, era gente poverissima. Ciononostante l'amministrazione comunale si organizzò
per gestire la permanenza di queste persone addirittura per 2, 3, 4 anni, fino a che non fu possibile trovare le navi per portarli nel luogo dove volevano andare. E di questo ovviamente la Puglia è enormemente orgogliosa. Quando qualche anno fa dissi a Puglia Promozione che volevo organizzare viaggi soprattutto per i ragazzi delle scuole, anche con l'intento di destagionalizzare il turismo, non lo ammetto, volevo organizzare viaggi per le scuole a visitare i luoghi della memoria dell'antifascismo pugliese, Nardò ovviamente era uno dei luoghi più importanti perché è un luogo simbolo. Dopodiché questa guida è nata, devo dire, un po' controcorrente, nel senso che immaginare di fare una guida turistica su un fatto storico non è così semplice. Invece poi abbiamo scoperto che ci sono decine di luoghi importantissimi e che i ragazzi delle scuole, ma io credo anche gli adulti, hanno bisogno di riappropriarsi di queste storie e di praticare, ecco, quel dialogo attorno alla cultura che supera totalmente le divisioni e che fa dell'antifascismo una cultura condivisa, non un'arma da brandeggiare gli uni contro gli altri. Io ho fiducia che questo processo possa compiersi.